Ciao ragazzi, in questo tutorial andremo a studiare il butterfly, questo trick qua. Allora, chi approccia per la prima volta con il butterfly spesso si chiede: ma com'è possibile che i poi non sbattano fra di loro? Per farvi capire come mai i poi non sbattono, utilizzeremo questo semplice movimento delle braccia. Ok? Iniziamo con le braccia orizzontali. E disegnerò con entrambe le mani un cerchio. Allora, come potete vedere, quando io faccio questo movimento, solitamente il mio cervello, per non fare sbattere le braccia, tac, che cosa fa? Automaticamente porta un braccio sopra a quell'altro, okay? Che può essere il braccio destro come il braccio sinistro, è indifferente. E è lo stesso principio che non fa sbattere poi. Infatti, quando io faccio il butterfly, c'è un poi che è leggermente sopra l'altro e quindi poi hanno una propria traiettoria senza dover collidere. Ok, adesso iniziamo vedendo come ci si arriva al butterfly. Partiamo innanzitutto dal wall plane, come abbiamo visto nei tutorial precedenti. E questo è un same time, stesso tempo perché i poi vanno su e giù contemporaneamente, opposite direction, infatti un poi va di qua e l'altro nella parte opposta. Allora, da qui io dovrò cercare di unire i poi. Posso iniziare aiutandomi con un movimento di avambraccio, ok? Tac. Fino a arrivare al punto che desidero e lì fermare il movimento di avambraccio e mantenere solamente la rotazione dei poi. Questo tipo di butterfly è un same time, poiché i poi vanno su e giù contemporaneamente. Detto ciò, una volta che arrivo a questo punto, per mantenere il tempo più pulito e presentare al meglio il butterfly, è consigliabile fare un leggero movimento su e giù con le mani allo stesso ritmo. Tac, tac. Allora, io ovviamente dopo un paio di anni di pratica riesco a arrivare in questo punto senza problemi. All'inizio i poi sbatteranno, si intrecceranno, le mani saranno storte. È normale, ma con il tempo sono tutti problemi che verranno, diciamo, puliti. Bisogna però stare attenti ad una serie di fattori. Per esempio, capita molto spesso che le mani stiano troppo distanti l'una dall'altra, quindi il trick viene espresso male. Perciò le mani devono essere vicine. Vicine, ma non devono toccare, ok? Più avanti potrete decidere di fare butterfly toccando le mani come scelta stilistica, nessuno ve lo chiede, ma per imparare è bene avere una certa libertà e quindi non averle attaccate. Soprattutto un errore molto comune è anche quello di incrociare le braccia. Questo, come prima, può essere una scelta stilistica, ma per imparare il butterfly, di certo non ci serve, anzi può complicare le cose. Quindi, come tenere le mani? Vicine. Una sarà sempre leggermente sopra, ma più saremo pratici, più questo distacco non si noterà. Vicine, stesso piano, non attaccate, quindi leggermente morbide. Ok, posso farlo in entrambe le direzioni. Cioè, adesso stavo partendo da così, con la mia mano destra che va a sinistra e l'altra che va a destra. Ok? Quindi entrambi poi sono, diciamo, stanno giocando internamente. Io posso mandarli anche fuori, quindi cambiando rotazione, e il principio è lo stesso. In questo momento, come vi ho detto, c'è sempre una mano che sarà leggermente sopra, un poi che passerà sopra quell'altro. Non vi obbligo a utilizzare la destra sopra o la sinistra sopra. Perché? Perché è indifferente, possiamo farlo entrambe le cose. Quindi è bene, come al solito, imparare tutto quanto.
Quindi, mentre lo sto giocando con la mia mano destra, che va sopra, devo imparare a giocare anche con la mano sinistra. Imparare con entrambe le mani è un po' più complesso di quanto possa sembrare, quindi all'inizio va bene se lo imparate solo in una direzione, però ci saranno trick successivi che implicano che voi conosciate entrambe queste formule. Bene, e quindi abbiamo un same time, mano destra sopra, mano sinistra sopra, e in una direzione e nell'altra. E anche qua io posso alternare le mani. Esiste anche un same time, un butterfly split time. Com'è? È questo qua. Qual è la differenza sostanziale? È che mentre prima i poi si incontravano in alto e in basso, alto e basso, ora i poi si incontreranno a destra e a sinistra. Quindi, l'impostazione delle mani è la stessa di prima, vicine, non attaccate, non incrociate. La cosa che cambia più importante è che mentre prima per pulire andavo su e giù, ora per pulire il tempo devo andare a destra e sinistra, soprattutto all'inizio. Questo trick, come avete potuto vedere, per i maschi è abbastanza pericoloso, quindi prendetevela comoda, con calma, non c'è fretta. Più farete il butterfly, più sarà pulito e ci saranno meno rischi di scontri. Poi durante le esibizioni non starete a fare il butterfly per ore, sarà magari più una transizione oppure un trick che porta ad altro. Quindi non vi preoccupate se all'inizio sarà un po' pesante, con il tempo arriverà tutto quanto. Quindi, per ricapitolare, butterfly same time, mano destra sopra e mano sinistra sopra, in entrambe le direzioni. Poi abbiamo butterfly split time. Bene, questo è tutto riguardo al butterfly, ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie!